Cosa succede se dietro l'armadio metto una pellicola adesiva? Potresti aver risolto tutti i tuoi problemi, o anche no. Ciao, sono Giuseppe l'Acchiappamuffa e oggi parliamo di un tema spinoso che è quello della muffa che si forma dietro, dentro, vicino gli armadi. Il nostro amico ci suggerisce un rimedio che potrebbe avere anche una sua validità. Visto che il mio pannello cartonato viene costantemente colpito da muffa, perché lì c'è molto da mangiare, come potete immaginare, io gli metto una bella pellicola plastificata che serve a non far formare la muffa sopra e andrà tutto bene. E in realtà, secondo me, quello che potrebbe succedere è che la muffa, che è un organismo molto semplice ed è a caccia di cibo, dirà: beh, allora qui il buffet me l'hanno tolto, allora andrò a cercare altri posti dove mangiare, che potrebbe essere il muro immediatamente dietro o addirittura nei dintorni o dentro l'armadio. Poi che cosa succede? Mettendo una pellicola plastificata adesiva stai riducendo la traspirazione di quell'armadio, quindi ora non dico che mi si forma l'acqua che gronda dal pannello, ma se metti una pellicola su una superficie che dovrebbe essere traspirante e la situazione di umidità lì dietro era già critica di suo, ti trovi l'acqua per terra. Devi sapere che una volta una cliente che aveva muffa in bagno, nella parte dove non ci sono le piastrelle, mi aveva fatto questa proposta indecente di piastrellare l'intero bagno, compreso il soffitto, perché a suo avviso se la muffa non si formava nelle piastrelle, se tutto il bagno era piastrellato, non avrebbe mai avuto più muffa. E ovviamente gliel'ho sconsigliato perché la soluzione avrebbe comportato un cambio di microclima di quella stanza e probabilmente l'acqua usciva dalle fughe, sarebbe stato un disastro. Quindi non è che noi possiamo impedire alla muffa di formarsi semplicemente ricoprendo tutto o insacchettando tutto. Il consiglio che ti posso dare in questo caso, non ho visto la situazione, ma se stai arrivando a una decisione del genere, significa che potresti essere preoccupato di quello che può capitare il prossimo inverno. Distanzia un po' l'armadio, misura il tasso di umidità, cerca di capire se la zona armadio ha un tasso di umidità ancora più alto, non stendere i panni in casa, insomma le solite regole di buonsenso che vanno molto bene finché il problema non esplode. Una volta che la situazione è fuori controllo, purtroppo poi bisogna agire e prendere delle decisioni anche dolorose. Ti auguro di non dover mai buttare armadi e guardaroba, perché lo vedo tutti i giorni nel mio lavoro. Ciao da Giuseppe e basta muffa!